Ma direi che la partita ce l'avevamo in mano. Chiaramente poi abbiamo tirato con 4 metri di vantaggio senza prendere il ferro e quindi poi diventa difficile. Non è colpa dei ragazzi che chiaramente cercano di tirare, di far canestro, però probabilmente erano situazioni talmente strane trovarsi senza nessuno davanti che hanno pensato bene di scavalcare il canestro. Per cui no, adesso scherzi a parte, li hanno tirato troppo male, secondo me su delle buone esecuzioni, ecco, che di solito uno può anche tirare male su delle cattive esecuzioni. Noi abbiamo eseguito bene e purtroppo abbiamo portato a casa pochissimo dal perimetro. Alla fine i loro lunghi hanno fatto la differenza, perché ci hanno fatto tutti quei canestrini stranissimi da lì vicino, bravissimi, sono stati bravissimi, per cui hanno vinto con merito, quindi non ho niente da recriminare né ai miei ragazzi, che hanno dato tutto dall'inizio alla fine, abbiamo difeso secondo me benissimo, però purtroppo le medie da fuori stasera non ci hanno sorretto. La squadra si sta allenando benissimo, il gruppo è perfetto, per cui non ho nessuna insicurezza nel dire che possiamo giocare tranquillamente con Cermenate, ma dobbiamo stare molto concentrati, perché è una squadra fisicata, una squadra che prepara bene le partite, come poi andremo a Rovello. Diciamo che da queste due partite, Cermenate e Rovello, dobbiamo fare un 2 su 2 se vogliamo metterci il culo al caldo.